siamo al liceo artistico Preziotti di Cini di Fermo, dove andremo ad intervistare ragazzi riguardo alla legge sul fumo. Questa legge era già stata messa in atto in tutti i luoghi pubblici, però era vietato fumare solo nei luoghi chiusi. Ora è vietato fumare anche nei luoghi aperti. Cosa ne pensi della legge che è uscita nel 2013 che vieta di fumare anche all'esterno della scuola? Credo che all'interno sia giusto, perché fondamentalmente è un luogo pubblico e bisogna rispettare le altre persone, però all'esterno secondo me non ha senso, perché comunque, cioè, è uno spazio all'aperto e non credo ci sia bisogno di questa legge. Secondo me questa legge non è giusta perché comunque sia un ragazzo se non fuma qua a scuola non è detto che nella vita di tutti i giorni smette di fumare e poi se fuma all'aperto secondo me non dà fastidio a nessuno. È meglio che comunque fuma all'aperto piuttosto che se va a rinchiudere dentro i bagni a fumare. Io penso che sia una legge giusta e anche che ci riguarda un po' tutti quanti. Sono d'accordissimo perché penso che fumare in compagnia di persone che non fumano potrebbe danneggiare non solo loro, ma anche la persona proprio che fuma. E quindi sarebbe a danno sia della persona che fuma che di quella che non fuma. È una legge un po' inutile, perché anche se ad esempio la scuola, davanti alla scuola, se vuoi fumare una sigaretta durante l'intervallo, cioè alla fine che c'è di male a fumare una sigaretta? Secondo me è sbagliata perché comunque fuori la scuola è un luogo pubblico e come gli altri luoghi pubblici all'aperto è possibile fumare. E secondo te perché è stata messa questa legge? Forse per tutelare quelle persone a cui il fumo dà fastidio, ma non dovrebbe essere messa soltanto nelle scuole, anche negli altri luoghi all'aperto, se dovevano fare una legge giusta, perché così è inutile. Quindi dici di vietare il fumo in generale? No, perché io fumo. A volte la infrango, come penso quasi tutti. Fumando all'interno o all'esterno della scuola? All'esterno. Sì. Fumo. E la tua giustificazione Siccome anche gli altri professori fumano fuori dalla scuola, perché io non lo posso fare? credo che i professori non rispettino, come noi altrove, delle leggi, queste leggi. E credo anche che dovrebbero rispettarle come poi noi dovremmo fare, d'altronde ci dovrebbero essere ad esempio. E cosa vorresti remare ai professori? Che dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e dovrebbero incominciare a rispettarle queste regole. Anche noi infrangiamo la legge, però lo fanno anche La legge vale per tutti. Vorrei dire semplicemente una cosa, rispettate questa legge così che possa poi in un futuro magari essere rispettata anche dagli alunni che prenderanno esempio il vostro comportamento. E se loro vogliono che noi seguiamo le regole, come non solo quella del fumo, ma come altre nella scuola, loro devono essere i primi a dare il buon esempio e a seguire queste regole. Ai professori vorrei solo dire cerchiamo di rispettare la legge. Fate rispettare la legge perché è il vostro dovere, è il vostro mestiere.